Credo che sia importante oggi specialmente fare un po' di sensibilizzazione su quello che sono le situazioni fuori dal nostro mondo occidentale, perché molto spesso credo che ci sia anche un rifugiarsi in quello che noi conosciamo e che è il nostro contesto e la nostra safe zone, e non abbiamo lo sguardo critico e anche, no, propositivo verso quello che è un mondo fuori dal nostro, dove ci sono completamente dei contesti e delle situazioni di vita diverse e che sicuramente fanno la differenza, ed è importante che sia chiaro che non c'è solo il benessere al mondo, ma ci sono situazioni dove si può intervenire e si può dare molto di più. Oggi è un giorno importante perché, soprattutto in un periodo come questo, caratterizzato dalla guerra in Ucraina, quindi le immagini che arrivano violente, di questa situazione veramente surreale, se pensiamo che appunto siamo nel 2022, far conoscere ai ragazzi chi in prima persona riesce a portare in tutto il mondo, quindi non solo in questo caso nella guerra in Ucraina, ma in tutte le altre guerre in giro per il mondo, aiuto che può essere un aiuto dal punto di vista medico, ma anche dal punto di vista psicologico. Far conoscere tutto questo ai nostri ragazzi è stata un qualcosa che sentivamo di quasi fosse un obbligo, e quindi abbiamo pensato di organizzare una giornata con Medici Senza Frontiere per dare la possibilità ai ragazzi di ascoltare in prima persona le voci appunto degli operatori umanitari che vivono quotidianamente in giro per il mondo le tragedie e le sofferenze che purtroppo ancora oggi ci sono. Come politica scolastica, politica educativa, la cosa importante per noi è proprio presentare degli esempi di progetti di vita, quelli di questi operatori in questo caso, no? Di gente che spende la propria vita proprio in nome di quei valori di cui parlava lei. Quindi da questo punto di vista a noi interessa proprio presentare un ventaglio di possibili prospettive di vita che sono finalizzate come si dice, alla difesa, no, dei valori della persona umana e quindi della pace. Prima volta che Medici Senza Frontiere incontra gli studenti del liceo Basile. Li incontra perché c'è diciamo, un doppio evento, ovvero il gruppo, io ed altri colleghi di Palermo, di volontari di Palermo, facciamo una presentazione della nostra organizzazione, indicando in particolare quali sono i principi, gli obiettivi, mettendo a conoscenza, diciamo, i ragazzi delle attività ovviamente di Medici Senza Frontiere in tutto il mondo. Seguirà poi l'intervento di una operatrice umanitaria, che tra l'altro è stata un'allieva di questo istituto, la quale racconterà, è una psicologa che lavora con MSF già da diversi anni, e racconterà le sue esperienze nelle missioni in tanti paesi.